Di Torino per questo grande appuntamento con la ginnastica, il Grand Prix che vedrà in pedana i migliori atleti della ginnastica artistica, della ginnastica ritmica e del trampolino. Soprattutto c'è l'oro freschissimo e le altre due medaglie d'argento conquistate dalle azzurre della ritmica. In postazione con noi Marina Piazza, direttore tecnico della ginnastica ritmica, Fulvio Vailati che è il direttore tecnico della nazionale artistica, e abbiamo anche Ezio Meda, un po' nascosto forse dalle nostre figure, responsabile nazionale del trampolino. Vedete che sta per partire proprio la gara, ci sarà subito l'esibizione di Matteo Angioletti agli anelli, ma volevo subito dire con Marina Piazza, parlare di questo grandissimo risultato ottenuto dall'Italia. Abbiamo parlato di un oro storico, è la prima volta che l'Italia si issa in maniera così prepotente sul gradino più alto del podio, prima medaglia d'oro ai mondiali, frutto di un lavoro che adesso pone l'Italia come modello da seguire. Sì, è stato un risultato veramente eccezionale che ha gratificato tutto il movimento italiano della sezione ritmica, che in questi ultimi anni sta veramente ottenendo grandi successi grazie al lavoro professionale serio di questi atleti e di questo staff tecnico tutto italiano. Ecco, volevo anche ricordare che vedremo poi le azzurre impegnate nel loro esercizio dei 5 nastri e 3 cerchi e 2 clavette, avremo anche occasione di parlare proprio con loro, ma adesso con Fulvio Vailati andiamo a commentare Matteo Angioletti. Vailati è uno dei più forti esponenti ormai, Angioletti, a livello di artistica per gli anelli. Sì, Matteo, come i suoi colleghi Morandi e Coppolino, è uno specialista a questo attrezzo, essendo un brevilineo ha delle parti di forza consistenti e quindi riesce ad esprimere un esercizio di altissimo valore tecnico. È meno conosciuto in campo internazionale rispetto ai suoi colleghi, ma già dalle ultime competizioni si sta mettendo in luce, quindi speriamo che anche per lui ci possano essere quelle soddisfazioni che si merita. Qui ha chiuso l'esercizio con un doppio salto teso con un avvitamento. Ricordiamo che ha 25 anni, 1,63 m per 68 kg, allenato da Maurizio Allievi. Maurizio Allievi che adesso è responsabile delle squadre nazionali, ruolo che fino ad Atene è stato ricoperto da Bruno Franceschetti, che ricordiamo è stato il grande allenatore di Yuri Checchi. Checchi tra l'altro doveva essere presente qui al Grand Prix di Torino, però è ormai è anche un po' non soltanto una ginnasta, un ex ginnasta, ma è anche un uomo di spettacolo, per cui sarà impegnato in giuria ballando con le stelle. In bocca al lupo a Yuri Checchi, mentre qui rivediamo con la regia di Roberto Gambuti, la riprese dell'esterna 1 di Torino, l'esercizio proprio di Angioletti. Tra l'altro la gara di oggi è una gara di altissimo valore, proprio perché ci sono rappresentanti come Andrea Coppolino, Matteo Morandi, Jovcev e Tampakos. Si direbbe quasi una finale di un mondiale, Vailati. Sicuramente il livello tecnico è quello, anche perché abbiamo le persone che hanno già fatto queste finali, il Tambakos è il campione olimpico in carica, Jovcev è campione mondiale più volte, e anche i nostri contendenti, Coppolino ha vinto quest'anno il campionato, il titolo europeo, quindi il campionato d'Europa a Debrecen, e Morandi ha già vinto il terzo posto ai campionati del mondo. Intanto abbiamo visto il punteggio di Matteo Angioletti, è un buon 9,50, ma adesso ci spostiamo sulla pedana del trampolino con il portoghese Nuno Merino, è nato a Lisbona nell'80, dunque ha 25 anni, poi con Meda sì, seguiamo anche l'esibizione di Merino, però interessano anche notizie su Flavio Cannone. Certo. Flavio Cannone ha provato in questi giorni ed è in buona forma, noi speriamo in una sua buona prestazione qui a Torino, dove il trampolino fa la sua performance per la prima volta in campo nazionale e soprattutto, ecco, stiamo seguendo l'esercizio di Merino. Merino ha totalizzato il sesto posto all'Olimpiadi di Atene. Qui ha fatto il suo esercizio di 10 elementi, ha presentato 3 tripli, adesso sta seguendo una serie di doppi salti e finisce appunto con un doppio salto d'avvitamento. Un po' fuori asse rispetto alla pedana. Diciamo che io l'ho seguito in questi due giorni qui di allenamento e non è al massimo delle sue possibilità.
C'è da dire questo, che lui aveva la pretesa, di presentare l'esercizio con la massima difficoltà, 16-2, che però purtroppo non ha realizzato. Ha fatto comunque il suo buon esercizio, i suoi buoni 10 salti, e adesso vediamo la giuria cosa gli assegnerà. Certamente non ha fatto la difficoltà che aveva dichiarato. Poi saremo curiosi di vedere ciò che farà appunto Cannone. Noi siamo in attesa del punteggio di Numo, ma dovremmo tornare alle parallele asimmetriche, quindi alla ginnastica artistica, fra poco con Jana Sikulova della Repubblica Ceca, mentre qui vediamo ancora il replay di Merino. È importante anche per quanto riguarda l'assetto del ginnasta mantenere proprio un certo portamento, soprattutto la misura all'interno delle righe. 39 ha avuto un punteggio A di 16-2, B di 22-8, 39 non è proprio un punteggio altissimo. Ecco, un attimo che diamo la possibilità proprio a Med. La difficoltà, diceva Meda, è stata confermata, però naturalmente è andata a scapito dell'esecuzione, perché naturalmente determinati movimenti cambiano proprio a secondo dell'esecuzione, se sono fatti in posizione raccolta o carpiata, eccetera. Naturalmente gli hanno riconosciuto lo stesso la difficoltà presentata, ma l'esecuzione vedete che è abbastanza bassa, il punteggio è 7 qualche cosa, perché se arriva ai 22-8 è certo, chiaro che è abbassato. Allora adesso andiamo a vedere alle parallele asimmetriche Jana Sikulova della Repubblica Ceca, una ginnasta particolarmente giovane, 17 anni, 1,53 m, 39 kg, ma ha già avuto occasione di mettersi in mostra proprio lo scorso anno in una gara di Coppa del Mondo a Glasgow, ottenne il terzo posto proprio alle parallele asimmetriche, lei è specialista in questo attrezzo. Sì, ha eseguito un esercizio non molto ricco di difficoltà, solamente alcuni passaggi in stalder a gambe unite o gambe divaricate e un ginger, un salto ginger e poi questa uscita in doppio salto avanti dalla gran volta di dorso. Ecco, qui vediamo il replay, una piantata con mezzo giro, con un giro intero leggermente fuori asse, questo lo stacco dallo stagio basso allo stagio alto, buone le esecuzioni però non perfette, infatti vediamo la piegata delle braccia nel passaggio dalla sospensione alla verticale, nello stalder a gambe unite, nello stalder a gambe unite con un giro in verticale e qui il salto ginger. Ed ecco il momento particolarmente impegnativo, perché qui non bisogna perdere l'equilibrio sulla verticale, il passaggio allo stagio basso. A livello proprio di scuola la Repubblica Ceca sta un po' riprendendo Vailati consistenza grazie anche alla ginnasta come la Sikulova. Sì, indubbiamente tutte le nazioni hanno eseguito un grosso passo avanti in questi ultimi 4 anni con grande spazio a delle esecuzioni tecnicamente più raffinate. Questo è anche un po' la direzione che sta intraprendendo il nuovo codice internazionale. 9.30 per la Sikulova e adesso è il momento della ritmica, dunque parola subito al direttore tecnico Marina Piazza. Entrano le ginnaste vincitrici dei 5 nastri ai mondiali di Baku con 14.475, un bel esercizio, però 3 cerchi, 2 clavette ottennero il 4º posto. Allora, dovrebbe essere You'll Never Walk Alone nella interpretazione di Richard Clayderman. Sì, una musica che devo dire ha colpito parecchio le giurate, forse perché si è distaccata da tutte le musiche che stanno andando ora per la maggiore, che sono tutte parecchio disco music o altro genere musicale. Le bulgare sono tornate con questa musica a uno stile abbastanza classico. A mio avviso forse la musica poteva essere variata maggiormente, soprattutto da metà esercizio in poi, ma come penso ora potrà sentire il pubblico e anche chi ascolta da casa. E allora preghiamo proprio il regista Roberto Gambuti di far apprezzare la musica sull'esercizio della Bulgaria. Thank you.
molta armonia Marina Piazza nell'esercizio della Bulgaria, però come ha giustamente osservato non ci sono variazioni di ritmo. Fra poco tenete bene a mente questo esercizio della Bulgaria e guardiamo poi quello dell'Italia, che sicuramente ha delle variazioni non soltanto a livello di musica ma anche coreografiche. Esatto, e di dinamismo proprio di movimenti. Devo dire tra l'altro che questo esercizio era abbastanza semplice, la Bulgaria ha puntato proprio su un esercizio non ricco di difficoltà e anche su questo accompagnamento musicale. Si è rifatta con questo esercizio dall'essere scesa dal podio olimpico, perché purtroppo questo mondiale è arrivata quarta, quindi... A livello di cinque nastri. A livello di cinque nastri si è poi rifatta appunto ottenendo l'oro. Qui rivediamo alcune belle immagini al replay. Roberto Gambuti ci ha fatto vedere giustamente prima il quadro d'insieme, perché è così che va valutato un esercizio, però è importante anche capire nel dettaglio i movimenti di ginnastica, al di là adesso dell'esercizio che può anche non piacere, non essere apprezzato particolarmente, ha però un suo spessore. Ripetiamo però attenzione all'esercizio dell'Italia. E tra poco è il momento di Igor Cassina, che va a esibirsi alla sbarra, eccolo entrare proprio in pedana. Ricordiamo che Cassina non soltanto ha vinto la medaglia d'oro ad Atene, ma recentemente ha avuto la grande soddisfazione di essere nominato ambasciatore dell'ONU. Poi ne parleremo con il ginnasta appena sarà nella nostra postazione. Qui vedete il solito siparietto della ritmica con le ginnaste sedute che aspettano il punteggio. Ecco intanto Maurizio Allievi, il tecnico proprio della società MEDA, mentre la Bulgaria ha ottenuto il 14,85, addirittura Marina Piazza, questo punteggio è superiore alla valutazione data in occasione del mondiale di Baku, quando ottenne 14,475. Vabbè, siamo a un Gran Prix. Siamo in un altro contesto, anche perché qui hanno fatto diverse cosine da penalizzare. Però ripetiamo, qui l'ambiente è soprattutto di festa per la ginnastica. Questo spiega anche la concomitanza con artistica, ritmica e trampolino. Le valutazioni possono anche essere, diciamo così, generose. Ma attenzione, concentriamoci adesso sulla prova di Igor Cassina, questo ginnasta che è conosciuto in tutto il mondo, anche perché ha creato il movimento Cassina, un salto teso con avvitamento a 360 gradi sull'asse longitudinale. Ci sono anche delle varianti al movimento Cassina, cioè un doppio salto raccolto con doppio avvitamento. Allenato da Maurizio Allievi, 1,80 m per 75 kg, ha cominciato giovanissimo nell'83 e ha debuttato in campo internazionale a 9 anni. Ripetiamo che appartiene alla società ginnastica MEDA, è un orgoglio nazionale dal punto di vista dell'artistica. Vailati, sì, certamente Igor con la vittoria di Atene ha risvegliato un pochino l'interesse per questa disciplina, per la ginnastica, che è molto bella ma che richiede delle caratteristiche particolari. Intanto vediamo il presidente del CONI Gianni Petrucci insieme al presidente della Federginnastica Agabbio, ed ecco partire Igor Cassina. Il commento è di Fulvio Vailati. Entrato con una capovolta, qui prepara il caricamento ed ecco il Kovac a corpo teso, molto bene, ed ecco il Cassina. Purtroppo non ha finito bene l'avvitamento. Per sentite però il pubblico del Pala Ruffini, questa è una giornata particolare di festa della ginnastica. Magari Cassina, che è un perfezionista velato in questo momento, chissà cosa starà dicendo a se stesso. Ecco che il ginnasta va verso la magnesia. Sì, sarà sicuramente... Cerchiamo di capire l'errore, poi magari dopo l'esercizio lo rivedremo, lo analizzeremo con Roberto Gambuti, ma che cosa sì, è successo? Così a prima vista, da questa inquadratura, mi sembra che Igor non avesse completato bene l'avvitamento, per cui è arrivato a riprendere la sbarra solamente con una mano e quindi non bene in asse, e gli è sfuggita la presa. Ecco, qui riprende il suo esercizio. Tutto il lavoro con un braccio, con le rotazioni in verticale. Bisogna vedere se ha rinunciato proprio al suo movimento Vailati. Sì, penso che lui adesso si appresti a caricare l'uscita, infatti ecco... Doppio teso con doppio avvitamento, ferma bene, forse c'è un po' di delusione.
da parte di Igor Cassina, che comunque va a salutare il pubblico e riceve un tributo caloroso. Guardate la sua smorfia, come a dire: beh, mi dispiace, non ce l'ho fatta. Siamo anche sicuri però che in un'occasione diversa probabilmente ci sarebbe stata anche una diversa concentrazione. Allora, Roberto Gambuti si sta avvicinando alla nostra postazione. Igor Cassina, proporrei, vediamo, ciao Igor, complimenti, magari sei un po' arrabbiato, vieni. Allora, guardiamo insieme l'esercizio che adesso ci verrà proposto da Roberto Gambuti, così proponiamo, ecco, che cosa è successo. Ho messo la mano sinistra un po' troppo sopra la sbarra, quindi non sono riuscito ad afferrarla bene e sono scappato via. Purtroppo l'inconveniente un po' di questo attrezzo, a volte può capitare di non riuscire a rimanere attaccati, mi spiace, perché una bellissima manifestazione con tanta gente è venuta qui proprio per vedere le esibizioni degli italiani e mi spiace più che altro per loro. L'esercizio, questa settimana era sempre venuto bene e mi spiace. Senti, rubiamo un attimo il lavoro, il commento tecnico a Fulvio Vailati, resta un attimo con noi, okay. Così commenti la prova del tuo compagno di squadra Andrea Coppolino e poi torniamo ancora a te, soprattutto su quanto hai ricevuto come riconoscimento. Ecco, sì. Qua, 8,60 intanto per te, ma mi sembra giusto. Sì, sì, l'errore. Vediamo, Andrea è impegnato, ha cambiato la prima parte dell'esercizio, una buona croce verticale in linea, una rondine, tenuta bene 2 secondi, si tira su in croce verticale, molto difficile effettuare questa parte come quinta parte di forza, quindi bravo Andrea che ha cambiato l'esercizio e in meglio. Adesso esegue un'altra parte di forza, un orizzontale, ben fermo anche questa, bene 2 secondi, una gran volta di petto e adesso si prepara per la fase finale con un doppio teso, una gran volta di passaggio e un doppio salto teso, speriamo che fermi bene l'arrivo. E così è. Bravo Andrea. Si conferma tra i migliori al mondo Coppolino, è vero, abbiamo detto che si tratta di un Grand Prix, però lui è il campione europeo in carica, ma soprattutto sta facendo veramente la rincorsa per Pechino, ha smaltito, così sembra, la delusione di non avere partecipato, di essere stato escluso dalla nazionale per Atene, l'Olimpiade di Atene. Qui vediamo, ha assunto anche una diversa mimica, mi sembra Igor, cioè molto più rilassato a livello facciale. Andrea. Sì, sì, diciamo che sono contento per lui che al rientro alle grandi competizioni dopo l'esclusione delle Olimpiadi ha saputo trovare una grande forza interiore, una grande motivazione, uno stimolo per ritornare ad alti livelli e l'ha dimostrato e confermato ai campionati europei. Buono questo esercizio, adesso aspettiamo il punteggio per Andrea. Per Andrea, e tu per favore aspetta l'esercizio di Flavio Cannone al trampolino, sentiamo un attimo anche il commento di Meda, poi parliamo un momento ancora di te. Igor, mentre prego Roberto Gambuti, dopo questo esercizio, quando parleremo di Cassina, di fare un po' un remake di quanto è accaduto ad Atene. Ma allora, seguiamo Flavio Cannone, è uno dei ginnasti più forti al mondo, anche se ad Atene non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio. È partito con i suoi 4 tripli, presenta un esercizio di 15-9 difficoltà, finora è riuscito a mantenere la posizione, adesso sta eseguendo una serie di doppi salti con abitamento sull'asse longitudinale trasversale, si scompone e conclude il suo esercizio non al meglio naturalmente, ma comunque ha rimediato il suo esercizio. Ecco, diciamo che se all'Olimpiadi aveva questo rendimento, molto probabilmente ci scappava qualche cosa di più e senz'altro la finale. Va bene, adesso andiamo avanti con Igor Cassina, mentre qui rivediamo il replay per Flavio Cannone. Allora Igor, sei stato nominato ambasciatore dell'ONU, ci puoi spiegare meglio e soprattutto che cosa significa per te questo riconoscimento? Ma l'ONU mi ha dato questa nomina importantissima che non può che lusingarmi e rendermi contento dopo l'oro olimpico, avere anche questa nomina, non posso che essere contento. Ambasciatore dell'ONU per promuovere il messaggio di pace nel mondo non può che rendermi veramente fiero, quindi spero di ricoprire al meglio questo ruolo che ha validità per 2 anni e consisterà nel girare un po' il mondo per questi 2 anni e fare un po' da testimonial come promotore del messaggio di pace che soprattutto in questi ultimi tempi ce n'è veramente bisogno, quindi speriamo di ricoprire al meglio questo ruolo. Che cosa provi nel rivedere queste immagini? Beh, ogni volta diciamo che lo vedo, grande emozione, rivivo dentro di me in momenti indimenticabili e spero che si potranno ripetere, è difficile però spero
di quel bellissimo momento della sera del 23 agosto, dove ho raggiunto il mio più grande obiettivo, l'obiettivo di qualsiasi atleta, vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, che era da, fin da piccolino che ci speravo, perché si sa che lo sport, la ginnastica in particolare, è un gesto tecnico talmente difficile che non sempre si riesce a concretizzare quello che si fa in allenamento. Quindi alla luce di questo non posso che essere contentissimo nel rivedere questa immagine. Non ci si abitua mai, Igor? No, ogni volta poi il commento strepitoso di del qui presente Fusco non può che lusingarmi ogni grazie, volta. Grazie, questo è un fuori programma. Ecco, questo è un momento particolare, un passaggio particolare. Adesso però, dopo questa medaglia d'oro, hai una grande responsabilità, cioè non si può più fallire. Certo, diciamo che la responsabilità adesso è aumentata, perché la gente comunque è normale che si aspetta che Igor Cassina comunque salga sempre sul podio. Io sono contento che le prime due gare, quelle più importanti che ho fatto dopo le Olimpiadi, sono arrivato primo in Coppa del Mondo a Parigi, che è la gara diciamo un po' più importante del circuito, e secondo agli europei. Quindi ripresentarsi in un attrezzo ostico come quello della sbarra e fare l'esercizio è già di per sé molto difficile, quindi contento di questo cammino. Adesso ci sono i campionati del mondo a Melbourne tra un mese e mezzo, e l'appuntamento più importante dell'anno, speriamo di fare bene l'esercizio. Va bene, come vanno le lezioni di ballo? Quelle le ho diciamo molto eliminate, perché non è proprio quello che mi si addice maggiormente. In bocca al lupo per tutto, Igor. Allora, adesso andiamo in pedana, mentre c'è stato poco fa l'esercizio della Ferrari, che magari cercheremo di riproporre più avanti. È il momento della ginnastica ritmica con l'Italia, una grande formazione, una grande nazionale. Siamo adesso ai 5 nastri. Ricordiamo che in questo esercizio l'Italia ha ottenuto la medaglia d'argento ai mondiali di Baku con 14.150, a un passo proprio dalla medaglia d'oro vinta dalla Bulgaria. Le note sono quelle della maledizione della prima luna. Beh, che altro dire, Marina Piazza? Staremo a vedere ora come eseguiranno ancora una volta questo splendido esercizio creato da Emanuela Maccarani con l'aiuto di Eva D'Amore e Natalie Van Kauberger. E vedremo subito all'inizio la prima originalità che è stata assegnata dalla Commissione Tecnica Internazionale presieduta da Egle Abruzzini, per un elemento che è particolarmente originale, realizzato in un modo atipico, e lo vedrete subito proprio perché è il movimento iniziale rischioso oltretutto. Allora, è tutto pronto per l'esercizio che durerà un paio di minuti. Ecco, infatti la posizione molto particolare, la ginnasta è completamente bendata, quindi non vede la direzione del suo lancio, che è uscito perfetto, un automatismo perfetto. Sicuramente una grande differenza rispetto alla Bulgaria, variazioni di ritmo, ma soprattutto una coreografia, come diceva Marina Piazza, nettamente più vivace e varia. Non sono di parte, di...
dire che queste collaborazioni originali e ben studiate sono sottolineate da questi passaggi variati per intensità e dinamismo della musica, come ora, un altro elemento molto particolare e anche rischioso. Sta molto brava Fabrizio Rottavi a riprendere, e tra l'altro devo dire che l'esecuzione è decisamente superiore a quella che abbiamo visto prima dalle ginnaste bulgare. E allora proprio andiamo a vedere da vicino alcuni particolari dell'esercizio che hanno appena completato le ginnaste azzurre. Come ha detto giustamente Marina Piazza, qui c'è veramente tutta l'originalità di una squadra. Microfono. Sì, perché realizzare un lancio senza avere un riferimento visivo non è così facile. Un lancio poi tra l'altro sotto al quale vengono eseguiti dei movimenti dinamici. Quindi in questo Elisa Blanchi è stata veramente eccezionale. Anche perché devo dire che ai mondiali abbiamo avuto un periodo di prova in palestre abbastanza basse rispetto a poi il campo di gara, quindi ha dovuto riaggiustare questi automatismi. Beh, mi sembra che qui la tensione del dopo mondiale non si sia assolutamente allentata, Marina Piazza, cioè c'è sempre questa voglia di far bene. Sono state veramente brave, perché rientrare da un mondiale che è durato 13 giorni e proseguire ancora in un allenamento tutte assieme proprio per prepararsi a questo Grand Prix, insomma, questo significa veramente avere ginnaste motivate, avere uno staff di allenatrici che sa sempre infondere alle ginnaste uno stimolo per gareggiare e esibirsi comunque ad alti livelli. Beh, se fosse state a Baku avreste vinto con il 15:55. Allora un attimo, ho capito che le ragazze si devono cambiare. Presentiamole un secondo in modo tale che si possano far vedere. Poi magari teniamo un attimo Manuela Maccarani, che è l'allenatrice. Allora Manuela, ecco, rimanete pure dunque la camera nostra. Vediamo un attimo se riusciamo a inquadrare. Le ragazze sono nella nostra postazione, per cui lasciamo per un attimo Pagan con la sbarra. Volevamo soprattutto presentarvi le azzurre della ginnastica ritmica, che hanno vinto l'oro al mondiale, l'argento al concorso generale e un'altra medaglia d'argento ai cinque nastri. Allora ecco ragazze, verso la telecamera, volevamo fare una breve presentazione, quindi prevede Manuela Maccarani, a ciascuna facciamo un passaggio di microfono, nome e cognome, beh, e soprattutto che cosa hai provato, cosa avete provato dopo queste medaglie così importanti. Sono Laura Vernizzi e insomma dopo queste medaglie ho provato una gioia immensa, forse ancora più di Atene, perché questo mondiale l'abbiamo sentito tutte in una maniera incredibile, e salire sul primo gradino del podio, sentire l'inno, è stato qualcosa di fantastico che spero potremo rivivere ancora. Sono Elisa Santoni e come ha detto Laura, anche per me è stata un'emozione grandissima salire sul podio e ascoltare l'inno. Lo sognavamo da tanto e finalmente c'è stata l'opportunità di ascoltarlo, e sono felicissima perché abbiamo lavorato molto e il nostro lavoro è stato premiato con questa medaglia. Intanto qui vedete proprio il vostro esercizio che è valso l'oro. Sono Marinella Falca, per me è stata una soddisfazione grandissima battere la Russia per due volte, anche se una volta era argento. E adesso entrare in pedana è ancora un'emozione, spero di poter continuare a dividere queste emozioni con le mie compagne. Sono Daniela Masseroni, anche per me è stata la realizzazione di un sogno, mi sento finalmente realizzata, prima di tutto di aver battuto la Russia e secondo di aver realizzato quello per cui ho lavorato tutto quest'anno. Sono Elisa Blanchi, volevo dire che sono felicissima di aver vinto questa splendida medaglia d'oro, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo tanto tempo, dopo tanti anni di lavoro, e volevo ringraziare tantissimo le mie compagne e le nostre allenatrici.
sono Fabrizia D'Ottavio. Anche per me questa medaglia è stato il coronamento di tantissimi anni di lavoro ed è stata una soddisfazione grandissima perché la Russia è stata sempre il mostro sacro di questo sport. Anche io ringrazio la squadra tutta quanta, le allenatrici e che dire, qui ci sentiamo come a casa, il pubblico è stupendo e ringrazio tutti. Va bene, grazie a Fabrizia D'Ottavio. Allora ragazze, potete andarvi a cambiare per ammirarvi nella prossima, nel prossimo esercizio. Manuela Maccarani, possiamo dire che senz'altro è l'artefice di questo miracolo, che non si può chiamare miracolo perché ci sono ormai tante certezze. Abbiamo detto prima con Marina Piazza che in pratica l'Italia ormai è un modello da seguire. Vogliamo ricordare anche Eva D'Amore, Nathalie Van Kauwenberger, che rappresentano un po' un vero e proprio collante. Però sì, la buona volontà c'è, ma non basta per andare avanti. Scaturisce da un enorme lavoro. Le ragazze e io con le mie collaboratrici abbiamo dedicato veramente 4 anni per la costruzione di tutto questo. Abbiamo costruito contemporaneamente sia il lavoro tecnico che il gruppo inteso come elemento umano, ed è stato questo che è scaturito poi in questo meraviglioso risultato. Ecco, per andare avanti però, fino a Pechino 2008, come mantenere questo gruppo di lavoro? Sicuramente già dopo Atene è stato un grosso lavoro da parte soprattutto mia, cercare di tenere insieme moralmente queste ragazze. Sono ragazze grandi, sono ventenni e hanno fatto tanta fatica, fatica fisica, e quindi da adesso per andare avanti occorreranno proprio queste cose. Occorrerà maggiore visibilità, occorrerà che tutta l'Italia dello sport sia vicino a loro e faccia sentire veramente che la loro forza e il loro impegno servono a questo sport italiano. Sembra quasi un appello al presidente del CONI, Manuela Maccarani. Io veramente, noi giriamo per le pedane di tutto il mondo e questa squadra viene vista come, con ammirazione, e quindi disperdere questo bene che abbiamo veramente piange il cuore, ecco. Quindi io mi auguro davvero di non ricadere nel dopo Atene, nell'anonimato, ma di poter far vedere questo bellissimo sport, questa bellissima disciplina più spesso. Beh, da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta, Manuela, in bocca al lupo, vi vediamo, vi seguiamo dopo. Allora, torniamo in pedana, veramente con occhio distratto, non abbiamo seguito ciò che è accaduto nell'artistica, compito di Fulvio Vailati ricollegare, farci capire quanto è accaduto. Allora, Igor Cassin abbiamo detto per l'esercizio, ma c'era stato una caduta, 8,60, va bene, mentre Meda ci dice che Stelic, il tedesco Stelic, ha ottenuto 38,9. Vailati, ecco, che cosa è successo in questo frattempo? Allora, abbiamo visto una parte dell'esercizio di Vanessa Ferrari, ma visto il punteggio ci siamo persi la prima parte. 8,60 per la Ferrari. Penso ci sia stato un errore. Noi abbiamo osservato la parte finale, eseguita molto bene, però purtroppo evidentemente deve aver commesso un errore. Molto bene invece l'esercizio di Pegan alla sbarra, dove ha totalizzato un punto di 9,70, e questo la dice lunga sull'esecuzione che ha fatto. Un esercizio ricco di difficoltà, con dei salti anche combinati, ma eseguiti proprio tecnicamente molto bene. E poi all'anello il 9,60 di Iocef, sicuramente un esercizio molto molto valido dal punto di vista del contenuto delle difficoltà, però alcune parti non sono state ben fermate, per cui ecco il 9,60. Andiamo a vedere adesso Alberto Busnari, un ginnasta di grandissimo livello, lui è soprattutto uno specialista nel cavallo con maniglie, qui è famoso alla sbarra per il braglia. Qui c'è stato però, proprio visto che il tecnico è Fulvio Vailati, che è successo? Dunque, Alberto ha cambiato l'esercizio per adattarlo alle esigenze del nuovo codice, infatti qui ha eseguito un catch-off, ha ripreso l'impugnatura ma non in spinta, per cui l'elasticità della sbarra gli ha fatto perdere la presa. Tecnicamente era buono, ma non è stato pronto da un punto di vista muscolare a reagire, perché era un catch-off teso, poi leggermente carpiato in fase di passaggio. Normalmente lui eseguiva uno Stalder catch-off, un salto che oramai era
acquisito, questo è nuovo, per cui ha bisogno ancora di tempo per essere assimilato nel modo migliore. Ecco l'applauso e l'incoraggiamento per Alberto Busnari, questo ginnasta nato a Melze, 27 anni il 4 ottobre, non è più proprio giovanissimo, però ha una grande esperienza, ha ottenuto soprattutto il secondo posto a Lubliana in occasione dei campionati europei proprio al cavallo con maniglie, l'ottavo a Debrecen nel 2004, l'ottavo a Debrecen quest'anno. Sì, oltre alla sbarra, Alberto è anche uno specialista al cavallo, diciamo che in questi anni ha dedicato molta attenzione a quell'attrezzo perché aveva più possibilità di mettersi in evidenza e di conquistare delle medaglie. Non ha trascurato ovviamente anche gli altri attrezzi, però indubbiamente ha bisogno di molto tempo lui per cercare di stabilizzare gli esercizi. Ed ecco la parte finale, doppio salto teso con la vita alta. Un'uscita un po' così, con un passo. Vedete comunque che l'entusiasmo del pubblico è davvero tanto. Lo ripetiamo che mentre Igor Cassina firma autografi, beh, l'ambasciatore dell'ONU comporta anche questi oneri vailati. Beh, senz'altro mi sembra anche doveroso da parte di un atleta che ha raggiunto questa notorietà utilizzare la sua immagine anche per fare del bene, se portare così una testimonianza di pace nel mondo. Adesso, dopo Alberto Busnari, il programma prevede un altro grande anellista. Abbiamo visto Angioletti, Coppolino, Jovcev, ora è il momento di Matteo Morandi, mentre De Simone ottiene 8,60, De Simone che si era esibita alle parallele asimmetriche. Bel primo piano per Alberto Busnari, mentre è già pronto Matteo Morandi, accanto a lui c'è Maurizio Allievi. Dobbiamo dire che ci sono state tante punte nella carriera di Matteo Morandi vailati, però è mancato sempre quell'acuto vero, sempre stato, non è mai riuscito ad andare al di là del terzo posto, almeno per quanto riguarda gli ultimi tre anni, eppure è un campione che vale l'oro assoluto. Sì, certamente il contenuto dell'esercizio di Matteo è competitivo con gli altri ginnasti. Diciamo che lì si lotta proprio a millesimi e l'anello è uno degli attrezzi dove è molto difficile sbagliare in fase di esercizio da finale. Per cui è veramente una grossa lotta tra di loro e in questo momento Matteo, pur facendo delle ottime esecuzioni come quella che stiamo vedendo in questo momento, con delle difficoltà originali, delle posizioni di forza ben tenute, non è riuscito ancora a fare quel passo avanti sul podio per ricevere quell'apprezzamento che meritano i suoi esercizi. Andiamo a vedere adesso questa parte che, guardate come mantiene questa posizione ben oltre i due secondi e poi peccato per questo passetto. Sì, leggermente scarsa l'uscita nella rotazione, per cui ho dovuto riprendere l'equilibrio con un passettino avanti. Ecco, rivediamo proprio alcune parti, chiediamo a Roberto Gambuti, questa è l'uscita. Un doppio teso è l'uscita che ha reso celebre Yuri Chechi, ha sempre proposto questa uscita. Ecco, qui vediamo la parte di slancio, quello terminato tutto il lavoro di forza, qui una buona capovolta in verticale, ben controllata. Stacchiamo un attimo le immagini da Morandi, per favore, perché vediamo che il programma del Grand Prix galoppa più che altro, mentre Morandi sta aspettando il punteggio, perché c'è il campione in carica, Yuri Nikitin, ucraino, 27 anni. Già vedete la fase di preparazione è molto potente, Meda. Campione olimpico 2004 ad Atene,
Appena ripreso da un piccolo lieve infortunio, tra l'altro non successo nel trampolino ma nel gioco, e ha ripreso, e l'abbiamo visto ai mondiali, dove ha presentato un ottimo esercizio, primo esercizio, per poi sbagliare nel secondo, e viceversa. Oggi sta facendo molto bene, ha eseguito tutta la sua serie di salti, ha completato le difficoltà che ha presentato, e adesso andremo a vedere come ci sarà il riconoscimento dei giudici sull'esecuzione. Ecco, a livello proprio di scuola del trampolino, ci sono dei progressi in Italia, Meda? Sì, i progressi ci sono, nel senso che stiamo coi giovani aumentando le difficoltà, tant'è vero che anche agli ultimi campionati del mondo di categoria, con un sedicenne siamo arrivati undicesimi su 79 concorrenti, 40 nazioni, per cui stiamo portando avanti dei giovani. Così come stiamo portando avanti i giovani anche nel femminile, dove naturalmente è un attimino più dura e si lavora purtroppo con un numero limitato di persone. Intanto Morandi agli anelli 9,65, stiamo sputtando il punteggio di Nikitin. Fulvio Vailati su Monica Bergamelli, una delle nostre ginnaste di punta. Sì, è una ragazza di 21 anni, quindi una ginnasta matura, tra virgolette, da un punto di vista agonistico, sempre molto regolare nelle gare, e qui sta portando avanti un esercizio con una nota di partenza da 9,80, si completa tutto il suo repertorio brillantemente, buona anche l'uscita, un'ottica gara di finale, un leggero passo in arrivo. Intanto è uscito il punteggio di Nikitin, che va al comando con 39,4, classifica del trampolino. Nikitin 39,4, poi Nuno Merino 39, Stelic 38,9, Cannone in questo momento chiude la classifica con 38,9, pari merito. Poi però bisogna vedere gli scarti, Meda. Vale l'esecuzione, vale. Per cui con un'esecuzione migliore automaticamente si ottiene la posizione in classifica. Ancora sulla Bergamelli, Vailati. Ecco qui la parte finale del suo esercizio. Monica ha eseguito un buon esercizio e questa è la finale, purtroppo non ben inquadrata da questo punto di vista, per cui non abbiamo potuto godere questo doppio salto con avvitamento. Ecco Monica soddisfatta della sua prestazione. Monica Bergamelli, allenata da Enrico Casella, 21 anni, 1,47 per 39 kg. Ultimo risultato di rilievo, un decimo posto nel concorso assoluto ai campionati europei di Debrecen, mentre vediamo adesso la Bulgaria. Tre cerchi e due clavette, Marina Piazza. Si presenta molto più dinamico rispetto a quello dei nastri, già dal discorso musicale, particolarmente originale, credo che sia una composizione bulgara. E, devo dire che però nella finale appunto di questo attrezzo ai campionati del mondo di Baku hanno fatto degli errori che hanno impedito a questa nazionale di rimanere sul podio. Ecco, anche qui si è vista una caduta ad una clavetta, come del resto, ripeto, si è visto fare anche nel contesto, ripeto, del mondiale, da diverse squadre. Andreev, Battle Door, è il motivo musicale che state ascoltando, è una composizione proprio bulgara. Mentre è arrivato il punteggio di Monica Bergamelli, che ottiene un 9, considerando che alle parallele asimmetriche ci sono state numerose cadute, questo è un buon punteggio. Ma torniamo alla Bulgaria e ascoltiamo soprattutto la musica.
esatto, di carattere sì. Nel finale, comunque una musica in crescendo, come del resto è stato l'esercizio. Meglio rispetto ai cinque nastri, sì, mi sembra come varietà. Sicuramente, hanno commesso un errore più eclatante, però a mio avviso forse meno piccoli errori. Direi non sempre il sincronismo è stato perfetto in più di un'occasione. Allora, a beneficio dei telespettatori, dopo l'esibizione della Bulgaria, teniamo il punteggio, ci sarà Maras alla sbarra, Tampakos agli anelli, poi avremo l'Italia, tre cerchi, due clavette. Ricordiamo che la Bulgaria, proprio in questo esercizio, ha ottenuto ai mondiali di Baku, ultimo riferimento, il quarto posto con 14.600 nella gara vinta dall'Italia con 15.675. Andiamo a vedere alcuni momenti della prova della Bulgaria. Sì, tra l'altro questo era un esercizio nuovo, è stato cambiato, nuovo per tutte le nazioni, il programma sì, il dopo te era cambiato, quindi sì, da tre cerchi e due palle siamo passati a tre cerchi e con quattro clavette, un attrezzo un pochino più particolare e quindi tutte le nazioni hanno dovuto risistemare il programma in funzione soprattutto del nuovo codice di punteggio. Torniamo all'artistica con Maras. Maras è un greco che ha ottenuto un eccellente terzo posto in Coppa del Mondo a Parigi con 9,60. Ho qui eseguito il Pegan, che è un doppio salto avanti con mezzo giro a riprendere la sbarra, anche lui uno specialista in questo attrezzo. Ecco qui una leggera incertezza nella fase di svincolo verso la verticale, però ha un buon ritmo. Ecco qui purtroppo ancora lo stesso errore, molto più amplificato rispetto a prima. Comunque c'è da dire che non è facile per questi ginnasti, soprattutto per questo attrezzo, entrare e fare l'esercizio senza aver avuto la possibilità dei soliti 3 minuti di riscaldamento. No, è proprio per me. Anche per questo motivo probabilmente la giuria sembra piuttosto comprensiva. Tant'è vero, per confermare il discorso di Fulvio Vailati, che la Bulgaria ai cerchi e alle clavette, anche se siamo andati sulla ritmica, ha ottenuto 15,50, quindi siamo proprio in clima di festa, perché ai mondiali, ricordiamo, ha ottenuto 14,60, praticamente un punto in più che è moltissimo. E adesso, in attesa di conoscere il punteggio di Maras, andiamo a sentire qualche fischio rispetto a Tampakos, il vincitore della medaglia d'oro ad Atene, una finale piuttosto discussa quando Tampakos precedette Jovcev e poi il nostro Yuri Kekhi a sorpresa medaglia di bronzo. A distanza di un anno faccio questa domanda a Fulvio Vailati: rivedendo l'esercizio, Tampakos meritava l'oro o forse l'argento o addirittura il bronzo? Risposta sincera, Vailati. Il mio parere personale è che Tampakos non doveva vincere, non era un esercizio da medaglia olimpica, sicuramente meritava qualcosa di più Jovcev, però io aggiungo che secondo me il giapponese meritava di inserirsi sul podio al posto di Tampakos. E l'ordine? Beh, sicuramente il giapponese, Jovcev e Yuri. Ah, Jovcev, confermiamo medaglia d'argento. E allora adesso andiamo a vedere come Tampakos risponde a Fulvio Vailati. Ricordiamo anche che ha vinto la medaglia d'argento all'Olimpiade di Sydney, è stato campione del mondo ad Anaheim nel 2003, mentre Maras ottiene 9,10 alla sbarra. Entrato con un Nazarian, ferme le posizioni, questa è una croce in verticale, poco fermata, e questo ancora un Nazarian fermato alla rondine, come fa Morandi. Qui è ancora una rondine leggermente bassa sui piedi, però le posizioni sono ferme. Ecco, questa è una croce in verticale ben allineata, questa è la parte di slancio. Qui ancora un'esitazione, ecco, diciamo che il suo tallone d'Achille è proprio su queste parti di slancio, dove dovrebbe controllare bene il corpo, invece ha sempre un po' di esitazione. Non è semplice controllare l'arrivo in verticale perché è un attrezzo mobile. Andiamo a vedere, ecco, opportunamente Roberto Gambuti ci porta subito sui momenti salienti dell'esercizio di Tampakos. Ecco, questa è l'uscita, un doppio teso con avvitamento, un'uscita estremamente difficile, scarsa nella rotazione, quindi ha dovuto rimediare con un grosso passo avanti.
Comunque non è una fase questa semplice della preparazione, un periodo particolarmente opportuno magari Vailati, molti meccanismi devono ancora essere Definiti. Essere ancora perfezionati, anche perché i campionati del mondo sono tra un mese e mezzo, e quindi c'è ancora del tempo proprio per arrivare all'appuntamento nelle condizioni migliori. Non sarebbe stato positivo avere i ginnasti oggi al top della preparazione, perché come sappiamo poi c'è un calo, e quindi va bene così. Certo, sarebbe bello non vedere errori, quindi per lo spettacolo, per il pubblico, però la caratteristica degli attrezzi ci porta anche a questo. E abbiamo parlato di spettacolo, dunque quale migliore spettacolo dell'Italia della ginnastica ritmica con tre cerchi e quattro clavette. Marina Piazza, questo è l'esercizio che ha consegnato giustamente l'oro alla formazione azzurra. Un esercizio che hanno eseguito veramente in un modo splendido, è stata un'ovazione da parte di tutto il palazzetto, è un riconoscimento veramente al lavoro originale della nazionale italiana e al lavoro di queste ginnaste che veramente erano al di sopra di tutte le altre nazioni, specialmente in questo esercizio. Le quattro piume. Veramente bene anche in questa occasione questo esercizio. Si avvicina poi un momento particolarmente originale, è un'altra originalità che è stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale. Ecco, peccato, l'inquadratura si è allontanata dall'attraversamento della ginnasta che ha appunto attraversato il cerchio in volo durante un lancio del proprio attrezzo, quindi una cosa veramente di alta difficoltà tecnica. Momento di collaborazione fra le ginnaste, in cui eseguono rovesciamento sotto un lancio, altro momento rischioso, rilanciare durante il rovesciamento l'attrezzo. Ci si avvicina alla fine dell'esercizio e direi che si sono veramente riconfermate splendide come al campionato del mondo. Eccellente la prova delle azzurre di ginnastica, confermano davvero di meritare l'oro mondiale. Marina Piazza, è una squadra, guardate anche l'altezza delle ginnaste che è praticamente uguale, questa è una caratteristica che deve essere rispettata soprattutto in questa disciplina. È una squadra omogenea, come è stato detto prima, per intenti, per volontà, per intensità di lavoro e anche, come dicevi ora, per morfologicamente, perché anche questo ha la sua importanza. Allora cerchiamo adesso di andare proprio a parlare, magari, ecco, intanto propongo al regista Roberto Gambuti, se si avvicinano le ginnaste, mentre qui vediamo che c'è la stretta di mano tra il presidente Petrucci e le azzurre della ritmica.
barra per l'Italia. Allora, vediamo, io non so dove, fin dove può arrivare il filo, arriva male, però ecco l'inquadratura con il presidente Petrucci, il presidente della Federginnastica Agabio e le azzurre della ginnastica. Per favore raggiungete la nostra postazione, salve presidente, che non è probabilmente il massimo, però abbiamo la possibilità di fare i complimenti. Allora, Italia intanto avete ottenuto ai cerchi e alle clavette 16,45, quindi vi siete confermate più che mai campionesse del mondo. Allora, presidente Petrucci, chi è intanto la capitana oggi? Allora, il presidente Petrucci, prima Manuela Maccarani ha detto, mentre qui vediamo Enrico Pozzo, ma magari lo vediamo dopo Enrico Pozzo, Gambuti, registriamo l'esercizio e poi vediamo appunto presidente Petrucci con le ginnaste. Allora, Manuela Maccarani prima ha detto, questo gruppo lo dobbiamo portare avanti fino a Pechino, però certo ci vuole anche un incoraggiamento da parte del CONI, ci vuole visibilità. Noi stiamo facendo la nostra parte, la scorsa settimana abbiamo fatto vedere lo splendido oro delle ragazze, oggi il Grand Prix. Che cosa si può fare proprio a livello istituzionale per confermare l'entusiasmo di queste ginnaste? Ma quello che si sta facendo, che ben sta facendo la federazione di Riccardo Agabio, cioè più loro si comportano come si stanno comportando, più la loro immagine aumenta e più avranno visibilità. Quello che loro hanno fatto è stato straordinario, non avevamo mai battuto la Russia, l'hanno dimostrato sia col comportamento in campo che fuori, sono una bella immagine dello sport italiano. Elisa Santoni è capitano, allora che cosa vuoi chiedere al presidente del CONI? Di non abbandonarvi, di seguirvi sempre in un certo modo? Qual è il desiderio che in questo momento potete esprimere davanti alla massima autorità sportiva italiana? Siamo un gruppo unitissimo. Siamo un gruppo fortissimo e unitissimo e siamo molto unite anche al di fuori della palestra. Speriamo di andare avanti fino a Pechino e spero che il presidente Petrucci riesca a seguirci e a starci il più vicino possibile in tutto questo tragitto, in questo percorso fino a Pechino. Beh, io oggi sono qui, è la dimostrazione che quando si vince, quando si ha un'immagine positiva, anche con dichiarazioni intelligenti come avete fatto fuori dal campo, vuol dire che siete bravi e con voi è brava la federazione di Riccardo Agabio. A proposito del presidente Riccardo Agabio, rimanga qui un attimo presidente, che cosa dire a questo straordinario gruppo di lavoro? Questa è una squadra che va avanti come una corazzata, presidente. Noi abbiamo vinto una medaglia d'oro e abbiamo battuto una compagine che aveva dominato la scena per tanti anni. Però un'altra medaglia la vinceremo se noi porteremo questo gruppo compatto sino alle Olimpiadi di Pechino. Quindi il nostro augurio è quello di poterle mantenere non solo tutti insieme, ma di poter ripetere l'exploit che è avvenuto a Baku. Presidente Petrucci, non dobbiamo dimenticare il direttore tecnico Marina Piazza, l'allenatrice Manuela Maccarani che è davvero il vinavil, il silicone importantissimo di questa squadra, la coreografa Nathalie Van Kauenberger e la seconda allenatrice Eva D'Amore. Questo è davvero un patrimonio dello sport italiano. La nostra capacità, la capacità dello sport italiano è bravi atleti, brave atlete ma anche bravi tecnici. Lo sto ripetendo da dopo Atene e lo stiamo confermando con i grandi risultati che i tecnici italiani e nel caso specifico la ginnastica sta ottenendo. Va bene, grazie, complimenti, in bocca al lupo. Allora ci rivediamo a Pechino, è promessa anche da parte del presidente Petrucci. Io intanto ringrazio anche Roberto Gambuti che ha fatto i miracoli a livello di riprese, perché lo spazio non è poi così vasto tale da consentire appunto delle riprese particolari. Forse abbiamo la possibilità, Gambuti, di riproporre l'esercizio alla sbarra di Enrico Pozzo, che è il campione italiano del 2004. È una registrazione quella che vi proponiamo. Ecco qui, Fulvio Vailati. Sì, Enrico ha eseguito il suo esercizio, non ha commesso errori, un paio di incertezze e di imperfezioni nei punti più delicati, ma è stato bravissimo anche in funzione del fatto che appena subito un intervento in artroscopia al menisco, per cui
non è al top della preparazione fisica e quindi tecnica. Comunque da abile esperto che è in questa specialità, è riuscito a portare a termine il suo esercizio nel migliore dei modi. 9:20 per Enrico Pozzo, mentre qui vediamo ancora una bellissima inquadratura, bellissimi primi piani dedicati alle ginnaste, c'è anche il presidente Petrucci, non ce ne voglia, lui è un po' il meno bello della compagnia. Allora Marina Piazza, è arrivata la conferma, anche la volontà da parte del CONI di portare avanti tutto questo gruppo fino a Pechino. Mi fa molto piacere, perché veramente, a costo di essere ripetitiva, sono ragazze che vogliono proseguire, vogliono andare avanti, bisogna dare queste motivazioni. Da parte dello staff e da parte federale nostra c'è tutto l'impegno per supportare il loro lavoro. Grazie a Marina Piazza. Allora, noi possiamo dire che, ma non si può parlare di vincitori in una giornata di festa per la ginnastica come questa, comunque l'Italia della ritmica si è imposta nettamente a cerchi e clavette, ha battuto la Bulgaria, il migliore risultato agli anelli è stato quello di Morandi con 9,65 insieme con Coppolino 9,65, alla sbarra Pagan 9,70, il trampolino con la vittoria da parte di Yuri Nikitin 39-4, le parallele asimmetriche hanno visto un 9 netto da parte della Bergamelli, ma meglio ha fatto la Sikulova con 9-30, mentre come abbiamo detto nella ritmica c'è stata la netta vittoria dell'Italia. Bene, a me non resta che ringraziare Roberto Gambuti per la regia all'esterna 1 di Torino, Marina Piazza, direttore tecnico dell'Italia della Ritmica, Fulvio Vailati, direttore tecnico dell'Italia dell'Artistica, Ezio Meda, responsabile nazionale del trampolino. Dal Pala Ruffini è tutto, la linea può tornare allo studio.